verso l'aria, ecco, e con un momento importante che sarà anche in parte esperienziale, diceva Cristiano. Abbiamo qui con noi il professor Cristiano Verducci, esperto e specialista della respirazione volontaria e del respiro energetico consapevole, educatore alla salute e al benessere. Vi lascio con Cristiano e respiriamo. Bene. Salve. Non arriverà un po' d'aria adesso. Aspettavo il vento che arrivasse, ma facciamo noi. Sì, sempre ogni volta io ho cercato di semplificare, perché quando si semplifica non si riesce mai a proprio dire la semplicità totale, cioè respiro, ispirazione perché c'è l'azione. Prima di cominciare comunque voglio ringraziare, faccio prima che sono finito, non dimentico la fine con le frette. Quindi ringrazio davvero Paola per l'invito, sembra scontato, non lo è, mi ha invitato qua, io con piacere ho accettato, ho saputo che il progetto, quindi ovviamente salute e benessere mi coinvolge, ma non dappertutto, ma quindi poi seleziono dove andare, perché non ho così questa grande velleità di fare chissà cosa, quindi voglio portare un messaggio e il messaggio è comunque quello sicuramente di iniziare a capire che questo strumento. Qui si è parlato di longevità, di benessere, salute, Tutto quello che abbiamo già detto. tutto questo è raggiungibile dal mio punto di vista, nel senso che ne ho fatto prima esperienza personale, poi ho iniziato a divulgarlo, quindi parto sempre da un concetto e mi piacerebbe che anche voi oggi mi vedete non come qualcuno d'esterno, un professionista, ma uno di voi, perché il messaggio è proprio personale, individuale, uno di voi, indipendentemente da quello che fate nella vita, siete degli esseri umani. E siete degli esseri umani, secondo me, se respirate anche in maniera più volontaria, però consapevole, non solo automatica, come appunto è stato detto. No, noi respiriamo per sopravvivere, benissimo. Finisce qua? Cioè, noi siamo qua per sopravvivere o per vivere? Non lo so, cioè, va bene imparare a sopravvivere, è tantissimo. Poi, se c'è il concetto di non solo evoluzione, ma io l'ho chiamata rivoluzione, che è un concetto che va oltre l'evoluzione. Va un po' fuori, che cosa significa? Immaginiamo che la rivoluzione di solito la usiamo, l'abbiamo sempre usata nella storia a qualcosa di esterno, in realtà io intendo individuale interno, quindi parlavo personale e individuale, quindi parlo a ognuno di voi e vi invito davvero, e lo facciamo anche esperienzialmente, significa nella pratica, perché io vengo da scienze e sport, eccetera, quindi per me già fare l'esposizione è difficile, mentre è molto più facile farvi o comunque farvi fare qualcosa di pratico, quindi lo faremo per questo, quindi assolutamente Paola, dico grazie, accolgo assolutamente l'invito di mettere nella parte espositiva, che non so neanche che slide ho, ora non ricordo più cosa ho prodotto, quindi lasciamo solo questa, ma invece ecco, mi va davvero di farvi fare un'esperienza pratica, perché la giornata è bellissima, ma lo è sempre, perché quando sono arrivato la prima volta abbiamo fatto lezione qua, pioveva, stavamo qua sotto, e che era brutto, no, se no devo stare sole, no, è bello anche con la pioggia, anzi bellissimo, no, perché l'aria poi, appunto, proprio in tema di aria, quando abbiamo capito più l'importanza dell'aria, non solo dell'ossigeno, perché poi la prima dimensione che spiego alla respirazione è ovviamente fisiologica, biomeccanica, quindi stiamo parlando di scambi, quindi ossigeno, parliamo sicuramente di ossigeno, di anidride carbonica, non sto qua a dirvi quanto è importante l'ossigeno, il nutrimento principale delle cellule. Come è altrettanto importante buttare fuori l'anidride carbonica, perché poi se ci teniamo l'ossigeno e i prodotti di scarto rimangono dentro, quindi non è solo importante, cioè, quando capisco quanto è importante ossigenare, adesso mi metto lì, metto solo dentro l'ossigeno, no, oppure devo altrettanto capire quanto è importante buttare fuori l'anidride carbonica, perché poi la tossicità, abbiamo parlato qua di infiammazione, avviene proprio perché poi non respiriamo. E quando non espiriamo non ci rilassiamo neanche, non abbiamo la capacità di rilassarci, perché espirare è rilasciare. E rilasciare non è soltanto l'aria, tutto il nostro corpo si rilascia, i muscoli, gli organi interni, no? Quindi questo rilascio, più che rilassamento, mi piace proprio chiamarlo rilasciamento, perché è un rilascio. Quindi noi dovremmo imparare prima a rilasciare meglio, che include anche l'anidride carbonica ovviamente dal corpo, ma adesso nell'esperienza pratica sentirete che non è solo quando si espira l'aria che è importante far uscire, è importante che insieme all'aria ci sia proprio un rilascio. Ok?
e quindi si decontrae. Il rilascio, sappiamo che i muscoli si decontraggono, è molto importante. Perché noi, oltre a mettere dentro tanta roba, dovremmo anche imparare a mettere fuori tanta roba, come dicevo prima. E poi la salute, certe volte scopriamo che è semplicemente pulire, eliminare, non aggiungere niente, giusto? Quindi è un concetto molto semplice, no? Quindi la respirazione ci aiuta proprio a eliminare più che aggiungere, e quindi e qua ritorniamo sempre a rivalorizzare l'importanza di, quindi, respirare questi due atti. In quello che è, comunque, parte la slide, se vogliamo, adesso davvero c'ho qualcosa per muovere qua. Vabbè, questo, vediamo che copro tutto. Dove? Vedete? Poi sono abbastanza tecnologico. No. Non so. È spento? Non so, ci fossi tu. Vedi a cosa servono. Madonna quanto ho scritto, vabbè. Questo è più o meno quello che dicevo. Ecco, questi due termini, no? Perché ho scritto respirazione consapevole e respirazione energetica? Sembra la stessa cosa. No, no, perché respirazione, innanzitutto ho messo la A, perché è l'azione. Respirare è un'attività fisica. Cioè, nessuno ve l'ha mai detto, perché pensate che qual è l'attività fisica, se pensate a un'attività fisica di base che fanno tutti? Camminare, appunto. Poi c'è pedalare, con le biciclette, eccetera. Nessuno, neanche i addetti, voglio dire, io vengo da scienze motorie, ho insegnato nel fitness per decine di anni, tutte le tecniche possibili, immaginabili, discipline, e se oggi andate in una palestra, possiamo andare anche qui, e vediamo, ci dovrebbe essere nel palinsesto degli orari almeno una lezione sul respiro, giusto? Ci dovrebbe essere, c'è? No. Bene. Ma è così già da una ventina d'anni, da quando mi sento accorgermi che già stavo nelle palestre, dico, ma... Ok. E allora ci sarà scuola. C'è educazione alle... Respiro a scuola? Allora ci avranno pensato i medici, dato che parlano di salute, giusto? C'è negli ospedali, nelle cliniche, l'educazione al respiro, no? Pranayama, yoga, transformational breath, vibration, educazione al respiro, respiro, respirazione, c'è? No. Ecco, allora arriva rivoluzionaria, non a caso. La rivoluzione individuale significa che comunque parte da te, quindi non aspettare nessuno, se già te, occupati te della tua respirazione. Poi magari via via, se ti appassioni, forse coinvolgerai qualcun altro e via dicendo. E qui siamo operatori e relatori importanti anche di organizzazioni, mi auguro si crea sinergia in questo campo, perché appunto rivoluzionaria è innanzitutto la prima denuncia sociale, cioè esiste una pandemia più grave di quella che abbiamo vissuto, lo sapete? Che ancora c'è. Guarda, no, non ci credo. Vediamo come si chiama. Si chiama sottorespirazione. Respirazione comunque. Cioè respirare tanto quanto basta per sopravvivere. Guarda, pensate. Sottorespirare, cioè non respirare almeno con una capacità che ci non solo permetta di sopravvivere, ma vivere bene, io aggiungerei sempre meglio nell'ottica dell'empowerment. Ecco, il respiro si può fare, lo strumento innato, gratuito, a disposizione, non si acquista, non si... ce l'abbiamo qua, sempre, sempre, vi segue sempre, anche quando dormite, voi dormite, lui c'è e funziona, immaginate, quindi una funzione, uno strumento innato, a disposizione, gratuito, tecnologia, se la vogliamo studiare da quel punto di vista interiore, impareggiabile, ancora mai eguagliata da nessuna tecnologia esteriore, voglia investire in tecnologia. E nonostante abbiamo questa potenzialità qua dentro, noi che facciamo? La teniamo spenta. Comunque al minimo regime, tanto quanto basta appunto per stare qua e ascoltare quello che sto dire Quindi, se ci vogliamo muovere in questa direzione, in senso di azione, di movimento, quindi iniziamo a capire che l'attività fisica, se ci sono degli insegnanti di educazione fisica, scienziati, motoria, coach, professionisti dello sport. Ma sta arrivando, perché adesso arrivano messaggi da tutte le parti, sapendo questo mi mandano appunto messaggi, no? Sapete quanto ne stanno parlando tanti, mi viene in mente qualche sportivo viene già a dire, beh, io sono già il numero uno al mondo, ma se non avessi iniziato ad integrare nella mia
nel mio allenamento la respirazione non sarei qua a 36 anni, ovviamente, perché ho già 36 anni e posso competere con uno 19 e vincere. Sì, perché adesso sto integrando il respiro, cioè bisogna essere più consapevole del mio corpo, perché col respiro connette, come sapete, tutte queste matrici che si sono parlate prima, cioè corpo innanzitutto, parte materiale e poi materiale. Quindi così faccio prima, energia, sapete, è tutto, quindi devo stare a dire pensieri, emozioni, le anime, eccetera, eccetera. Quindi tutto energia, quella che vediamo e tocchiamo e anche quella che non vediamo e tocchiamo, che ancora la scienza non ha visto, che non vede, ma c'è, esiste, ok? Quindi nella prima dimensione di lavoro con me sul respiro, come con questo metodo che poi in 20 anni di ho elaborato, è appunto questo, cioè prima si inizia dal corpo, che è visibile e che deve produrre già dei risultati, e vi posso garantire con minimo impegno verso questa direzione, nel respirare volontariamente e consapevolmente, inizia a vedere i risultati nel corpo prima. Poi via via, se vi piace, questo è anche importante perché ho visto tante persone che nel corso di questi anni che hanno cominciato e poi hanno smesso. Quindi mi sono chiesto perché smetto, non mi piace più, sono arrivati al loro risultato? Impossibile, io ho 20 anni ancora e ancora sono qua che dico, ancora devo imparare da respiro, perché quando ho capito che il maestro era all'interno, si chiamava respiro, quindi non finisci più. Quindi, di seguire guru e maestri fuori per occuparmi di quello che era qua, che mi aspettava sempre. Quindi è stata una grandissima esperienza personale, professionale, ci stavo dicendo, che mi ha portato oggi a dire ok, elaboriamo un progetto, come rivoluzionare un progetto, non è solo un metodo, non è solo una prima denuncia sociale, che è quella di dire guardate che la sottorespirazione c'era prima del Covid, c'era dopo, e se non si prende il medio ci sarà sempre. Ok? Anzi, forse sempre di più, senza adesso fare vedere le slide, gli inquinamenti, delle cose. Senza ovviamente arrivare a parlare, perché non mi riguarda, di patologie e di malattie, e quelle no, già. Quindi rimango nel mio ambito di competenza, che è la prevenzione. Quindi se capite che siete già affetti di questa, possiamo chiamarla a questo punto, soluzione da attuare, perché comunque c'è la soluzione, dicevo, c'è già la possibilità, potete metterla in campo semplicemente da soli, vi mettete lì e respirate. Poi se io ho detto, vi do due indicazioni almeno a chi vuole cominciare anche in autonomia, no? Quindi come si era già detto stamattina con loro, quanto è importante che la persona si assuma subito la responsabilità. Se sono io a dire, ah, devi respirare solo con me, se io non ci sono, tu che fai? Non respiri. Semplice. Mentre se sai che hai delle indicazioni, può usare anche a casa per conto tuo, allora fai anche per conto tuo e via via vedrai quanto è più piacevole la strada per conto tuo. Quindi io darò la famosa mappa, poi ognuno nella mappa si muove giustamente con le sue gambe. Quindi questo è molto importante dirlo, quindi un diciamo metodo che presuppone che sin dall'inizio uno può andare anche in autonomia, quindi semplice pillola da diamante di benessere dove da seguire, e le faremo adesso in pratica subito perché se no poi ci dimentichiamo nel corso, quindi vi darò subito queste pillole tascabili in modo che le usate quando volete, come vi pare a voi, eccetera. Poi se vi piace, se queste cose accadono più spesso, più a lungo, cioè questi, chiamiamoli anche esercizi, attività fisica, dicevamo, un'attività fisica diventa come un'altra attività fisica più regolare e costante, a quel punto sono sicuro che vi piacerà così tanto che vorrete dire che questo strumento che ho imparato già a stellare mi va di suonarlo meglio. E allora, sinfonie sono infinite, chiaro, quindi dicevo, la respirazione energetica perché? Che significa? Quindi dopo un po', quando impariamo a respirare aria, a scambiare, via dicendo, rilassare il corpo, eccetera, iniziamo a fare esperienza di respirare energia tanto quanto l'aria. Vabbè, questo è un concetto metafisico, in realtà oggi ormai la metafisica sta arrivando a casa nostra e è dimostrabile l'energia, no? Oggi si fa una foto, si vede il campo energetico, prima era un concetto astratto, energia, immateriale, non si tocca, non esiste. Quindi imparare anche quindi con la respirazione, con questo strumento, ad essere più padroni anche, almeno intercettare, rendersi conto che esistono all'interno di noi, noi produciamo, siamo noi a produrle, non sono casuali, non è la causa di emozioni e pensieri dentro di noi.
queste energie che si muovono dentro, sono più sottili, sembrerebbero invisibili apparentemente, ma emozioni e pensieri è energia che produciamo noi. Certo che se noi diciamo non siamo noi a produrla, tutto è a caso, non dipende da me, questa paura che c'entra con me, no? Invece c'entra questo pensiero perché c'è. Quindi con il, anche lì con il respiro, sì, il respiro ti aiuta a iniziare a sentire queste energie dentro di te, perché inizia ad attivarle anche nel momento in cui non c'è un evento esterno. Ad esempio, tu in questo momento pensi di non avere la paura dentro, no? La provi? No, quindi non ce l'hai. In realtà c'è. Quando inizi a respirare, viene su, perché adesso provo paura? C'ho il leone qua. Allora capisci che il respiro porta, fa emergere qualcosa che tu devi vedere, guarire dentro di te. In un momento, anzi, io vorrei aggiungere, favorevole, fatelo quando già state bene, non è che dovete star male per iniziare a respirare, stare sul letto così e gli attaccano. Adesso ho capito, non è importante. Dovete arrivare lì? No. Allora, siete già qua? Appunto, insieme iniziamo a fare il primo esercizio, che è semplice. Ah, questa è bella, noi viviamo così, abbracciati, belli. Perché ho messo sotto vuoto? Perché in realtà noi siamo sempre costantemente sotto pressione, no? E siamo trattenuti, allora non scambiamo né dentro né fuori, noi non ci sentiamo adesso così, noi diciamo, no, perché spesso mi posso muovere, guarda qua. In realtà noi così viviamo trattenuti. Quindi se tratteniamo non c'è né l'ingresso dell'ossigeno né la fuoriuscita dell'anidride carbonica. In più, questo trattenere è una contrazione che non serve, non solo muscolare, di tutti gli organi interni, le viscere, poi dopo non digeriamo, poi non funziona niente. Ma se stiamo così, come può funzionare? Se non c'è spazio, se non c'è fluidità, se non c'è libertà, se non c'è elasticità, non può funzionare niente. Chiaro? Quindi noi dobbiamo imparare a fare spazio, a fare aprirci maggiormente. Partendo, dicevo prima, da questo rilascio, e vedete che già solo il fatto che noi impariamo a rilasciare, riceviamo. Quindi è più un dare, in un certo senso, che a ricevere. Ok? Quindi, primo esercizio. Pillola. Vabbè, questo poi ne parliamo dopo, non credo mai. Il suono è, il respiro è, ho detto nel mio metodo, suono, movimento e vibrazione. Che significa? Che noi possiamo fare un'esperienza di ascoltare, che è anche un suono, chiamato suono, rumore, come vi parlo. Cioè, se voi adesso vi dico, producete intenzionalmente lo scambio di aria nel vostro naso, così, ve lo faccio, noterete che c'è un suono. Producete, ognuno di voi produce il suo, non è uguale agli altri, no? Il microfono si sente meglio. No, lo sento anche il vostro. Fatelo in modo tale che deve essere anche così, no? L'importante è che con l'orecchio sto producendo l'aria che entra dal naso, fa questo suono, quando esce fa quest'altro suono, ok? Quindi io intenzionalmente, ecco, vedete, volontà, metto la volontà a produrre ispirazione ed espirazione, suono, gioco con questo, ascolto. Posso stare anche con gli occhi aperti, non è necessario che io chiuda gli occhi, meditazioni, trance, niente. Posso farlo al semaforo, sto aspettando. Che faccio? Trattengo o rilascio? Sono in attesa. Quando tocca a me, che faccio? Trattengo, mi innervosisco, rilascio. Ogni istante è buono, voglio dire, per fare una pratica così, non devo trovare. Poi quando c'ho mezz'ora, un'ora, sto qua in un ambiente così, esatto, vedete come espelle il corpo? Eh sì, sbadigliare, non posso sbadigliare, trattengo, sto peggio. Un bel rilascio, sbadiglio. Cioè, immaginate quanto è più intelligente il nostro corpo, dice guarda che se non fai il sbadiglio adesso muori, però si fa proprio, chissà, sarà già un quarto d'ora che stai in apnea, non te ne rendi conto, ma stai trattenuto, voglio dire, in apnea, lascia per cortesia. Vedete quanto è più intelligente il nostro corpo? Ci dice già, mi diceva stamattina, ci parla attraverso le malattie, l'infiammazione,
Noi interpretiamo tutto a modo nostro, non si deve sbadigliare. Bocca chiusa, naso tappato, mascherina, tutta la vita. Buona vita. Lasciamo stare. Proiettiamoci verso la vita veramente, non verso il contrario, che è non vita, non voglio dire neanche la morte. Sapete che la morte non è il contrario della vita? Chi l'ha detto che è il contrario della vita la morte? Anche lì, convenzione. Il contrario di morte è? Studiandola. Eppure noi diciamo vita e morte, perché? Che associamo alla vita e alla morte? Nascita e morte. Noi quando sulla tomba che c'è? Nato. È morto. C'è la vita. E anche lì. Noi non siamo mai nati, mai morti, e quindi noi in realtà vivremo per sempre, mi dispiace, per chi non vuole farlo. siamo nati per vivere sempre, ma in realtà il concetto invece è molto più importante. Cioè io dico, che mi importa? La cosa più importante è questo istante. Sto respirando in questo istante, sono vivo, semplicissimo. La vita è semplice, non sto respirando, non sto vivendo. Suono. Prodotto intenzionalmente l'ascolto. Tutta l'attenzione è lì, senza tensione. Intenzione ma non tensione. Non c'è lo sforzo. Devo... Più respiro, più ossigeno le cellule. No. Cioè, rilascio, perché rilasciando prendo. Rimbalzo, lascio cadere una palla, che succede? Rimbalzo, tum, mi arriva torna. Non faccio niente, lascio. Lascio la palla cadere, lascio il respiro cadere, torna. Quindi vi sto dando un altro concetto. Fatelo in questa modalità. Produco il suono in espirazione rilasciando, non forzando, non controllando. Naturale. Cade una palla, cade un sasso. Questo è il modo naturale di respirare. E vedete dopo un po'? Magicamente sembra che adesso il meccanismo va da sé, no? Se lascio bene, non c'è, devo controllare poi l'ispirazione, va da sé. Più lascio, più boom, rimbalza e torna dentro, fuori, dentro. È difficile? C'è lo sforzo? All'inizio sì, c'è, perché noi siamo tutti lì, siamo trattenuti, Cristo. Apposta è difficile, c'è lo sforzo all'inizio. E dobbiamo via via lasciarsi. E via via diventa piacevole e facile. All'inizio c'è lo sforzo, voglio dire, sforzo non viene così naturale, non viene così. Ecco perché bisogna portarci l'attenzione. Fino ad oggi ce l'avete mai pensato che producevate un suono con l'aria che interessa il naso e ascoltarla? Sì? Mettete lì quel qui in questo palpato. Infatti adesso non produco il suono, ascolta. Il respiro c'è, li accompagna, ma voi non ci pensate. Però in realtà è automatico, voi quel respiro è automatico, non è volontario, non è consapevole, in realtà quindi voi non state, non siete, si dice, presente. Perché poi tante tecniche di presenza, tanto delle più semplici, sto ascoltando tutta la mia attenzione adesso è nel suono. Se tutta l'attenzione è lì, non ci sono pensieri, non ci sono niente, io sono nel, sono scritto libri. Lì ed ora. Il momento presente, dobbiamo vivere il presente, tutti ce lo dicono qua, il futuro, il passato, che il presente conta, questo momento qua, e lo sbadiglio, quanto è bello quello sbadiglio lì, stiamo iniziando a entrare nel presente, essere vivi, e siamo consapevoli di questo, non è più automatico, meccanico, ripetitivo, ok? Quindi, vi è piaciuta il primo esercizio pillola?
ascolto del suono, poi dopo andare su YouTube, Tiziano Verducci, che ho prodotto video, pillole, ecco, è una campagna, dicevo, di sensibilizzazione sociale, quindi devo dare qualcosa a chi dice io non posso permettermi il treno, le cose, eccetera, vabbè, ecco i tre esercizi, intanto comincio, poi se sei così bravo, bravo vuol dire che metti volontà, no, bravo perché sei andato a scuola, è bravo che ci metti la tua volontà, la tua responsabilità. Sapevate che responsabilità è la stessa radice di risposta al respiro? L'abilità di rispondere. Quindi, respiro, risposta. Abilità, forte. Posso allenarla, l'abilità di rispondere. Rispondere a cosa? A tutto. Quando col respiro ho imparato a gestire la parte fisica, materiale e immateriale, a quel punto, a cosa serve? Tutto il resto. Quindi, secondo aspetto, step, sarebbe, dicevo, ho parlato di attività fisica, però devo farvelo provare, perché concettualmente avete capito che è un'attività fisica motoria, di movimento, ma quando lo fate seriamente, voglio dire, io venivo già dicevo, quando ho iniziato a respirare in maniera consapevole, volontaria, stavo sdraiato, fermo, lungo, immobile a terra, ma dopo un'ora o due, sembrava di aver fatto 2-3 maratone, non è possibile che si sta fisiologia, sto assudato dopo un, cioè non è possibile, no? Veramente uno potrebbe dire ho fatto 2 maratone e sono fisicamente così provato, oppure però mi hanno visto, stavo a terra immobile senza muovermi e stavo respirando soltanto, non è possibile, avevo le stesse attivazioni, stessa fatica provata all'inizio di perché c'era tutte le resistenze. Non le lasciare. Immaginate che non era in realtà il respiro, in realtà ero io che resistevo ancora a questo fluire, ancora non volevo far entrare questa energia qua, o meglio far entrare. L'energia è dappertutto, il mio corpo resisteva. Più di questa basta, come dire, sono immerso nel oceano. Quanta acqua prendo? Il bicchiere. Quella è sufficiente. Poi dice, sono i limiti, questi sono i limiti. Tutti i limiti a quello, quindi dicevo prima, i limiti a sopravvivere, non a vivere. Bene, movimento, quindi metto una mano qua. C'è movimento quando ispiro e espiro. Sentite che si muove qualcosa? Ovviamente fatelo mettendoci un po' di volontà ed enfasi, ovviamente. Iniziate, vedete, questa è una pratica di auto, ascolto, autoeducazione, self-education, questo. Lo potete fare da soli, vi do l'indicazione, mettete le mani lì, ma poi dovete farlo voi, dovete imparare voi a sentirvi, oh. Se no quando andate al medico mi senti qua, non so che c'è qui, che ci sarà qua? Si muove qualcosa? Quando ispirate che succede? Quando portate dentro l'aria? Gonfia? Non è detto, sapete, no? Lo scompenso, cioè la scoordinazione, molti quando ispirano tirano dentro la pancia e quando espirano buttano fuori, si fa così? No, è il contrario, perfettamente il contrario, cioè quando ispiro gonfio la pancia. Immaginate che dentro c'è un palloncino, si riempie d'aria, che fa questo? Spinge. E quindi io quando nella pancia, quando inspiro, devo sentire che boom, la mano viene fuori. Cioè... si sgonfia. Si gonfia quando ispiro. Si sgonfia quando espiro, non è così scontato. Stessa cosa deve avvenire qua, in questa zona. Quando espiro si espande. Quando espiro? Quindi è un movimento? Fisico, voglio dire, si muove il corpo, si muove qualcosa, i muscoli si muoveranno, quindi perché non vederla, c'è qualcuno... perché non vederla con attività fisica? Perché si muove solo qua, le gambe no. Hai capito? Quando cammini pure si muove solo le gambe e sopra no. Quindi, che vogliamo fare? Quindi, respiro, eh? Suono. Lo produco, porto l'attenzione, lo posso fare in qualsiasi momento della giornata, più spesso, più a lungo, meglio è, sapete già. Ma non con l'enfasi, col dire no, allora se è così adesso la mattina e la sera faccio solo questo, intanto non lo farete mai, ovviamente, ma non è questo, è quell'attenzione, se non ci portate l'attenzione e la volontarietà, non serve a quel punto, allora lasciatevi l'automatismo,
Ok? Vedrete che via via, più mettete volontariato, cioè più andate a ricondizionare l'automatismo. L'automatismo diventerà meno automatismo, quindi meno blocco, meno restrizione, sarà un sistema più aperto. Quindi andate via via con queste pilloline a ricondizionare, a riprogrammare un meccanismo automatico, in questo momento involontario, che diventa sempre più volontario, totalmente automatico. E poi i benefici, non voglio neanche più elencarli qua, il giornalista mi dice, ma quali sono i benefici? Ora lì i benefici, innumerevoli, no? Me li devi descrivere uno a uno, allora quanto ci abbiamo sul giornale? 10 pagine? No, ci abbiamo due, che devo dire due righe? Allora, aumenterà la tua salute e benessere, che devo dire, la tua longevità, ma tutto con respiro, ma ancora a descrivere una lista di benefici e di inizia a farlo, vedrai, guarda da solo, poi mi chiami, guarda, Cristiano, mia vita ha arricchirsi in tutti i sensi, in salute, in benessere e in tanto resto. Davvero è una questione di crederci, credetemi, ma mi va dello sperimentatore. Vibrazione, quanto ciò? 5? Ok, vibrazione, poi magari vibrazione, dicevo. Quindi già anche nella prima pratica dimensionale, dove comunque andiamo a lavorare più sempre sull'aria, quindi abbiamo detto scambi, quindi fisiologia, biomeccanica e via dicendo, vi parlo di intercostali, diaframmatico, questo poi lo coinvolgete in automatico, poi vi avrete via via a capire che quando allentate, allentate anche questo diaframma, che adesso è così. Fermo, qui, così. Che separa questo da questo. Quindi è inutile che mettiti lì, dai, facciamo il massaggio, mettiti lì, vamo. Suono, movimento, si allenta il diaframma, c'è bisogno di quello che sblocca. Voi dovete sbloccarlo. Anche lì, rimedi esterni. No, voi internamente agite. Mettete lì con la volontà, si sblocca, fatto io. Si fa, chiaro? Ecco, poi. Vibrazione, dicevo, dopo l'esperienza fisica, fisiologica, dicendo, c'è la parte, dicevo, di iniziare a capire che stiamo respirando, in realtà li chiamo prana, chi. Lasciamo stare. Scritto con prana. Quindi, in realtà, anche lì, dovete fare un'esperienza, prima o poi, più state lì, c'è, più iniziate a sentire che non è solo l'aria quella che respirate, cioè, respirate energia, un'energia, una sostanza, qualcosa che non è più l'aria. Ok, come posso darvi una pillola di farvi un po' toccare questa materialità che sembra collegata al respiro, no? Che non è facile, cioè dovete fare a sbattervi per arrivare a respirare, quindi, però un saggetto, perché è importante che no, sempre assaggiare sempre, no? Perché ci viene voglia assaggiando, più che mangiando. Allora, la chiamata vibrazione per dire, allora, l'espirazione, se noi intenzionalmente la facciamo vibrare nel nostro corpo, produce una vibrazione, deve produrre una vibrazione, quindi mi sono inventato questa cosa, cioè inventato poi gli antichi, già localizzazione, eccetera, mantra, ma cioè, non è importante questo. Io dicevo, mettete una mano, invito a mettere una mano nella sotto all'ombelico, lo so questa cosa da adulti, quindi vediamo se siete bravi a lasciare un po' andare, lo faccio io per primo, tanto chi inspiro prima gonfiando, diciamo, no? Poi sembrerebbe qua nella gola, ma io sto cercando di far vibrare l'aria qua nella pancia, no? Quindi non cerco adesso la vocale, cerco di sentire che qui adesso non sentite niente, è la prima volta che, quindi neanche il movimento qualcuno sentiva, qua non si muove niente, così. Quindi stessa cosa qua, poi dopo vedete quando facciamo più in alto, però intanto voglio pure mettere un po' di più, qua c'è da lavorare, qua non sento proprio niente, qua non vibra niente. Pensate alla vocale, pensate a qui che deve vibrare, sentite, la mano è lì per sentire che vibra quella zona, sforzatevi, portate tutta la tensione lì, dai dai, pensate non alla vocale, pensate a stare lì a sentire che basta poco, quella
Non si sente, fa niente. Alziamo sopra all'ombelico, facciamo un'altra lettera, la U, qua sopra. Facciamo la O, zona toracica qui. Si sente, non sentite niente qua? L'ambulanza pronta. La O qui. Qua viva troppo. Ce la vediamo se c'è una vibrazione. Se un pochino più piacevole. Più è lunga, più significa che il sistema è aperto. Se invece ho non c'è, non è che è trattenuto lì, lì dentro è così che può vibrare, questo lo posso scuotere quando voglio. Quindi più un sistema è, voglio dire, più vibra, no? Più, quindi è un autotest pure. Come mai qua non digerisco assolutamente? Mi mettete lì con pazienza, come pazienti, pazienti. Devo mollare. Sciogli. Sciogli. Magicamente non c'è niente di magia qui. Corpo. Voi, il vostro sistema, voi come strumento, voi come guarigione, cura, voi siete tutto questo. La E nella gola. Poi qualcuno, guarda, ti posso garantire che qualcuno non vibra neanche nel corpo vocale, non è così. Vibra, ma quanto vibra? Dovrebbe vibrare tanto, invece vedete la pupa. Oddio, mi devo incrociare. No, scherzavo. Quanto vibra, quanto aperto. Quanto è lungo. Non è che sto cantando, non sto vibrando. Nella fronte la U. Colpire forte. Finiamo con una M. Una M nella bocca qua. Bella, come sta assaporando qualcosa, no? Allentate la mandibola, la stringete. Gola. Sentite con la lingua tutto lì da dentro. Trillo con grazie.
finita. Poi non è finita, è appena cominciata, ovviamente, scusate, ci vedo il tempo. Grazie davvero. No, che vi siete prestati, perché per gli adulti non è facile, i bambini non dicevano, oh, basta, ancora, ancora. Per gli adulti basta, così. Grazie davvero. Grazie Cristiano, che ve ne pare quindi oggi, come sta andando questa mattina? Quindi abbiamo conosciuto il senso del fuoco, abbiamo conosciuto il senso dell'invecchiamento da una prospettiva diversa, abbiamo visto che l'aria la possiamo sentire, la possiamo vivere, ed è il nostro nutrimento principale. Ma non è solo questo, perché adesso ci avviciniamo ad un altro tema molto importante, un altro elemento fondamentale. Si dice che siamo fatti prevalentemente di acqua. E quindi oggi abbiamo con noi, tutta quanta d'un fiato, ecco. Abbiamo con noi Simona Fantini, ricercatrice, esperta di acqua.